mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Allora, sono arrivato in questo posto in modo del tutto casuale, ovvero io avevo la passione dell'agricoltura, la sostenibile, stavo studiando permacultura e diciamo non avevo iniziato a studiarla senza sapere cosa poi in verità sarei andato a fare. Però nel mente, nel cammino, insomma, in questi studi ho incontrato questa possibilità di venire a gestire questo agriturismo, e che è un posto magnifico, e sono stato fortunato ad averla e quindi ho accettato subito, praticamente subito, ho aspettato di finire i miei studi e poi sono venuto qua, adesso da 10 mesi gestisco questo posto assieme a un mio amico e sono molto contento. Questo posto mi dà tanto rispetto alla città, cioè al ritmo di vita. In città si fanno molte cose, però si fanno un ritmo troppo veloce che non si riesce a interiorizzare, non si riesce a vivere profondamente, a meno. E dopo il primo anno di estasi che ho provato stando in città, perché era tutto nuovo, venendo dalla campagna, tutto meraviglioso. Alla fine mi annoiava, era tutto molto veloce, tutto molto caotico, però nell'incredibile vastità che ti propone la città la trovo molto ripetitiva. Sì, da un certo punto di vista mi spaventa, perché la vita è corta, estremamente corta. Questo è quello che spaventa. Allora non sai se riuscirai a fare tutto quello che vuoi fare nella vita. Anzi, realizzi che non riuscirai a fare tutto quello che vuoi nella vita. Però allo stesso tempo è anche una libertà che ti dà questa lentezza, perché tu devi stare nel ritmo. Non puoi. Se vuoi stare in serenità non puoi aumentare, non puoi accelerare, devi stare al passo con la natura, al passo con le cose che accadono e se cerchi di velocizzare questo processo è solo una fatica in più. Il viaggio che ho fatto in bicicletta con Roberto di Biellese che Cambiano è stato molto utile dal punto di vista pratico, perché ho imparato un sacco di cose e soprattutto ho conosciuto un sacco di gente, perché alla fine non è importante sapere le cose, ma è secondo me è ancora più importante sapere dove trovarle, e conoscendo più persone tu sai a chi chiedere e questo è fondamentale. Cioè, mi sono reso conto di aver fatto una rete di conoscenze che mi possono essere utili sia adesso in questa esperienza sia in un futuro. Magari alcune sono congelate, ma so dove andare a prendere. Non mi servono adesso, ma mi serviranno. Secondo me l'Italia che cambia è un racconto di esperienze pionieristiche per il proprio tempo, che saranno semplicemente state tra le prime di un cambiamento che è inevitabile. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.